punto F attraverso Francesca R, 15 settembre 2024, a cura di VB. Vi saluto, fratelli. Ciao, Michele. Oggi e sempre. Se avete domande potete farle. Io ne avrei due. Uno di insegnamento e l'altro che riguarda il punto ACET. Posso? Sì. Senza fare nomi personali, ma perché il punto ACET è abortito? Fai pure i nomi personali. Perché non fare i nomi personali? Perché intendo mettere questo audio sul web. Puoi tagliare la parte del nome, la domanda l'hai fatta. Quindi non adesso posso chiamare lo strumento di Antea e non per come si chiama. Comunque va bene. Chiama lo strumento. Va bene. E basta. Va ma bene. Non con un nome che non sia il suo. Va bene. Faccio una premessa. Il nome identifica come codice ciò che siete all'interno del piano fisico. Utilizzare un qualcosa che non corrisponde a ciò che siete significa alterare la vostra identità, ma voi non siete in grado di poter essere al di là del nome, al di là di un'identità legata a un codice legata all'interno del piano fisico. Quindi cambiare il nome non ha senso. E oltretutto, per un discorso energetico, ancora di più non ha senso. Può avere senso non farsi riconoscere, ma all'interno di chi conosce le persone fisiche è sbagliato, soprattutto in questa situazione. Va bene. Per cui se vuoi puoi chiamarlo solo strumento. Va bene. Ma non con un nome che non è quello corretto. Va bene. Gli è stato dato quel permesso di utilizzare un altro nome, di utilizzare qualche altra cosa solo per far veicolare un messaggio cercando di bypassare l'io dello strumento stesso. Mm-hmm. Per accontentare. Spingilo pure lo strumento se vuoi spostare la posizione, tanto non fa resistenza, è un corpo che in questo momento c'è, no. Ma non c'è. No, no, va bene così, grazie. E la prossima volta utilizza una posizione migliore sin dall'inizio, che sia confortevole a te. Va bene. Quindi poni la domanda? La domanda era, il punto ACET, perché è abortito, aggiungerei così miseramente? Per l'io dello strumento. Non questo strumento. Certo. Del punto ACET. E perché si è comportato così? Perché è uno strumento che non ha intorno a sé un gruppo, un cerchio che aiuta a eliminare alcune fragilità che possano caratterizzare gli strumenti stessi. Essendo estremamente fragile, con un io grossolano, ben strutturato, è
più difficile se sei e pensi di fare tutto da solo. Manie di protagonismo che non portano da nessuna parte. Ma nonostante questo si cerca di far passare dei messaggi e poi definirlo completamente abortito non è detto, c'è ancora una possibilità che non lo sia. Se quello strumento riuscirà a coglierla, potrà avvenire quello che era stato preventivato, altrimenti ha scelto quello strumento un percorso non lineare ben più complicato. Grazie. Questo però può aver terminato in voi qualche domanda. Quindi prima di proseguire sull'altra domanda che deve fare, se avete altre cose da chiedere, chiedetele in merito a questo argomento. Io volevo sapere come mai tu hai programmato e cercato incontrare questa persona parlando di futuro eccetera, come mai tu, Michelle, non sapevi che andava a finire così? Ho appena detto che c'è una possibilità che la ancora si possa verificare. In realtà sarebbe stato importante per vedere con i vostri stessi occhi la possibilità di un'entità che si sposta da uno strumento all'altro. E i due strumenti in un certo senso sono compatibili per poter fare questa cosa, e questa hanno un'apertura che permetterebbe questo. C'è una sostanziale differenza: questo strumento è estremamente protetto, l'altro no. Questo strumento si affida, l'altro no, si affida al suo io, e potrebbe esserne danneggiato. Oltretutto ha la possibilità di avere dei contatti anche importanti, interessanti, che se non ci saranno le condizioni necessarie non erogheranno nessun messaggio di importanza estrema, perché necessitano di protezioni di questo tipo per poter venire fuori quel tipo di messaggi. E quindi non è fattibile. Questa sarebbe stata una situazione ideale.